Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di un super mega argomento di retrocomputing: Apple Disk 2 contro Commodore Disk Drive 1540, 1541, 1541C, 1541-2, 1571, 1570, SFD 1001 e 1571. Dunque, detta in due brevi parole, mentre Apple per mano di Wozniak ideò e produsse l'Apple Disk 2, che fu un hardware veloce, economico ed affidabile, che rimase in assortimento dal 1977 sino alla chiusura della linea Apple II nel 1994. Invece i floppy drive della Commodore per il mercato domestico, quindi il segmento home computing, furono sempre un vero disastro hardware. 1. Le periferiche Commodore dei dischi ebbero sempre una velocità di trasferimento decisamente bassa, circa 300 bytes al secondo, mentre il disk drive della Apple, progettato da Wozniak, viaggiava a 15 KB al secondo. La lentezza dei drive Commodore fu dovuta alla scelta dell'interfaccia di collegamento. La Commodore optò per una versione seriale della porta IEEE 488, che utilizzava un semplice connettore mini DIN. Lo standard IEEE 488 era un'interfaccia parallela introdotta da HP, ma Commodore, adottando questo standard, la commutò, diciamo inventando il IEEE 488 bus, ossia l'IEC bus, in un bus a dati di tipo seriale, utilizzato quindi per i disk drive della Commodore. 2. Inoltre l'hardware Commodore dei disk drive avevano spesso un alimentatore in bundle. Questo comportò un cronico surriscaldamento della periferica, mentre il disk 2 di Apple traeva l'alimentazione dallo slot sulla motherboard di Apple 2. 3. Infine, molte periferiche Commodore dei dischi ebbero sempre una progettazione scarsa ed inefficiente. Infatti, il Commodore Disk 1540, quello che vedete a video, era per il VIC-20. Il Disk Drive 1540 era hardware costoso, troppo costoso, costava persino di più del VIC-20 a causa del fatto che l'hardware del Disk Drive 1540 era stato progettato con un PIO, processo input-output costoso. Il Disk Drive 1540 non ebbe alcun successo commerciale. Tutti ricorderanno il Disk Drive Commodore 1541, fu introdotto nel 1982, era di fatto il Disk Drive per il Commodore 64. Ecco, l'hardware fu molto venduto negli Stati Uniti e in Germania, ma purtroppo il disk drive della Commodore 1541 si conquistò rapidamente la nomea di hardware inaffidabile e lento. Il Commodore 1541 aveva un cronico problema di disallineamento della testina, che non riusciva a leggere la traccia 0 usata per il controllo degli errori. Quindi la testina finiva per picchiare ripetutamente contro il supporto e progressivamente si rompeva. Inoltre la velocità di lettura e scrittura era di appena 300 bytes al secondo, mentre il contemporaneo Apple Disk 2 svettava per affidabilità e velocità da 15 KB al secondo. Nel 1988 fu introdotto il Commodore Disk 1541-2. Era di fatto sempre un 1541, ma con un alimentatore esterno per evitare il surriscaldamento. L'hardware ovviamente presentava sempre gli stessi problemi cronici del 1541, lentezza e testina che si spaccava. Nel 1985 fu proposto per la linea Business Computing
della Commodore il disk drive 1571. Questo era un buon hardware, aveva una doppia testina, poteva leggere i dischi PC. Con il tempo ebbe a sostituire il disk drive della Commodore 1541 che fu ritirato dal mercato. Tuttavia il Commodore Disk 1571 era in ogni caso molto lento sia in lettura che in scrittura e non era paragonabile all'Apple Disk 2. Poco diverso dal 1571 fu il disk drive 1570 della Commodore, che fu introdotto nel 1986 per ovviare alla pessima nomea del disk drive della Commodore, quello precedente, il 1541. Il 1571 che vedete a video aveva la meccanica del drive 1571, quello del segmento business computing. Quindi in teoria praticamente si presentava con meno difetti, dato che non aveva i problemi della testina. L'unica cosa è che era lento nella scrittura e soprattutto ebbero i geniali ingegneri della Commodore ebbero l'ideona di inserire la meccanica del 1571 per creare il disk drive 1570 utilizzando il case del 1541 che aveva l'alimentatore interno, risultando quindi un hardware che tendeva a scaldarsi. Commodore SFD 1001 era un disk drive per computer professionali PET, poteva formattare i dischi fino a 1 mega, quindi su entrambe le facce. Aveva una testina doppia, la velocità di scrittura e lettura era scadente, non superava i 1500 bytes al secondo. Ecco, non ebbe alcun successo nel segmento home computing, essendo praticamente hardware molto costoso e dedicato al segmento business computing, dove ebbe poco successo. Disk drive 1551, ecco, sarebbe stata una buona periferica. Infatti praticamente la meccanica del disk Commodore 1551 non presentava tutti quei difetti cronici del Commodore 1541. Tuttavia gli ingegneri della Commodore progettarono il disk drive 1551 solo per la linea del Commodore Plus 4, e la linea del Commodore Plus 4 non ebbe alcun successo e quindi commercialmente non fu venduto. Inoltre il drive Commodore 1551 risultava incompatibile per Commodore 64 e Commodore 128. Vero peccato, perché nel disk Commodore 1551 poteva leggere e formattare dischi da 5,25 fino a 1 mega, aveva una velocità di lettura e di scrittura di 1 megabyte al secondo. Purtroppo però risultava incompatibile il Commodore 1551 per il Commodore 64 e il Commodore 128, essendo hardware dedicato ai Commodore Plus 4. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.